incontriamo anche Emma Bonino, senatrice di Più Europa. Emma ovviamente è donna delle istituzioni e ci può dare forse il miglior parere sul quesito: arriverà prima la magistratura, per quanto Corte Costituzionale, oppure il Parlamento? Ma il Parlamento non ci arriva evidentemente prima del 24, anzi ieri al Senato c'è stata questa iniziativa abbastanza assurda di una serie di gruppi che hanno chiesto alla Presidente Casellati di telefonare al Lattanzi, al giudice della Corte Costituzionale, perché andassero piano, e che è una cosa veramente un poco fuori da, un po' molto fuori da, dalla divisione dei poteri e tutto, ma insomma ormai è tipico che è diventato così. Che dire, io penso che arriverà prima la Corte, me lo auguro anzi, per la verità, perché forse quella ci dà anche al Parlamento delle linee guida, come ha già dato nell'altra sentenza, che ci aiuta o aiuterà i miei colleghi a insomma non debordare in ideologie, insulti e quant'altro, ma di farne una discussione più ragionata, che deve avere il punto centrale nella libertà. Sì, ma una cosa che volevo chiederti, peraltro la questione della Casellati, c'è stato anche un parallelo, io ho sentito con una smentita del Capo dello Stato, che pare che anche lui abbiamo dato notizia che lui si sarebbe mosso, che però ovviamente ha smentito, e le notizie un po' strane. Ma questa è una battaglia tutta radicale, che è partita da un caso individuale, personale, che ha assunto una rilevanza pubblica, è passata attraverso i giudici, peraltro il primo giudice, il primo magistrato, procuratore innocentista, quindi con alti e bassi, è proprio un metodo radicale che si sta mettendo in campo. E quindi in qualche modo ricordiamo anche Marco Pannella in questo. No, sicuramente, anzi la prima persona che quando ero ragazza ho sentito parlare di eutanasia con Loris Fortuna era Marco Pannella. Io all'epoca, nell'incoscienza della gioventù suppongo, non avevo fatto proprio caso a quello di cui discutevano. Poi ero molto concentrata sulla lotta contro l'aborto clandestino, quindi ero un po' coi paraocchi, diciamo così. Poi l'incontro con Luca Coscioni è stato per me la scoperta di un mondo che non conoscevo, il mondo dei malati che però pretendono di essere cittadini e non cittadini di serie B. È stata la scoperta di un mondo di vivere in dignità, che per me, quando mi è capitato questa incidente, insomma, di questo cancro eccetera, è stato di grande insegnamento e mi ha insegnato che appunto la questione della volontà, della voglia di essere cittadini, di non ridursi alla propria malattia, mi ha insegnato molto. Ma una parolina ce la dice anche sulle recenti vicende di riguardo appunto al cambio di maggioranza e anche lo schieramento di Più Europa, che è diviso in questo partito? Questo è peraltro previsto dalla Costituzione, quindi perché gli eletti non rappresentano il partito ma rappresentano l'intera nazione e votano secondo coscienza. Io secondo coscienza ho votato invece contro, ho cercato di motivarlo per come ho potuto. Abbiamo studiato, hai motivato dicendo che questo presidente non può essere l'opposto di se stesso. Insomma, capisco che è un periodo di trasformismo, però esistono pure dei limiti. Questo insomma non è un atto di fiducia, rischia di diventare un atto di fede, che è esattamente una cosa che mi, come dire, lascia più che scettica. Grazie, grazie a Emma Bonino.